No, sì, sono amiganze. Ma qui. E vabbè, adesso le porterò su. Che cosa vorresti dire, scusa? Niente. Hai detto una cosa un po' brutta. Ma auguri, patato il gatto. Allora, vai. Clic, che poi dopo saliamo, ci vediamo, c'è una sorpresa per te. Vai. Allora. Devi trovare i gatti, puoi zoomare con la rotellina, eh? Devi trovare 100 gatti. Perché? No, aspetta, e devi noi. No! Che hai fatto? Hai cliccato? Hai fatto una cosa che no. E che hai fatto? E che hai fatto qua? Che hai fatto? E che cacchio? Che hai fatto? Ma no, così non va bene. Siamo in attesa, Giulia Luzzi. Però hai fatto una cosa che non si vede niente. Ho capito. No, è perché hai tolto qua. Allora, vediamo un attimo se hai fatto bene. Ecco qua, vai. Ma l'ho finito la chat. Ma quale chat? Devi cliccare qua, devi vedere qua sopra. Ma io ci vedo, Eccoci qua ragazzi, come potete vedere, siamo qui sopra alla ricerca dei gatti, pensate un pochettino. Vediamo se trovi qualche gatto. Ecco un gatto, vai. Ok, un gatto l'hai trovato. Un gatto l'hai trovato, vediamo, ciao giocherellone Giulia Luzzi, ciao buonasera a te. Un secondo gatto la giocherellona l'ha trovato, come potete vedere. Andiamo a vedere meglio forse, ecco qua, da questa parte qua vedo meglio sicuramente anche io. Allora ragazzi, in questo gioco dobbiamo cercare i gatti praticamente, come potete vedere. E dobbiamo vedere dove si trovano i gatti. Ti ricordo sempre, puoi zoomare out, puoi zoomare in, puoi fare tutte queste cose praticamente. Vediamo se li trovo io. No, io non li vedo. Ecco qua il mitico Giulia Luzzi ci dice: la mitica Giulia Luzzi è fatta così, ci dice tante cose simpatiche. Io non vedete, voi li vedete ragazzi i gatti? Io non li vedo, no, secondo me devi fare un zoom out che tu riesci a vederli. Vedo un gattino piccolino qui che è già cliccato e ti mancano 98 gatti. Vediamo se li trovo. Sono gatti particolari, vedi. No, devi fare zoom out. Io non li vedo questi gatti. No. Va bene. Cliccaci sopra. Vediamo se troviamo i gatti, ragazzi. Dobbiamo trovare i gatti. Ovviamente per chi vuole vedere la live a 16 noni c'è Twitch, eh? Ragazzi, guardate un po'. Forse eccolo uno, l'ho visto. È facilissimo. Hai trovato il gatto, hai trovato il gattino. Miau. Miau. Miau il gattino. Cercalo il gattino. Cerca un gattino qui. Giulia Luzzi, giocherino dopo questa live. Fai la live su Fortnite. Vediamo un attimo se non dobbiamo aggiornare. Se non dobbiamo aggiornare, faremo la live su Fortnite. Giulia Luzzi. Intanto, ragazzi, cercate il gatto. Quanti gatti ti mancano? 92 gatti. Miau. È facile con la zoom. Con lo zoom è facile. Un pochettino, ragazzi, dobbiamo cercare i gatti, quindi cerchiamo i gatti tutti quanti insieme. Vedete, abbiamo la casa piena di gatti. Vedete un po'. Facilissimo. E poi no, vai, è troppo grande. Chissà che succede se li trovi tutti. Vediamo un po'. Vabbè qua. Ecco un gatto. Ecco un gattino. Vediamo un po'. Miau. Gatto di qua, gatto di là. Aspetta, ecco che vai. No.
Sono un gatto. Sono un gatto elefante. Miau. Mamma mia, ragazzi, guardate. E le papere? Le papere? Nelle papere, le meduse? Ma quante... E il problema, sai, di questo gioco, ci sono solo io live, no Giulia Luzzi, ci sono 40 persone che stanno aumentando continuamente perché i gatti attirano, Giulia Luzzi, i gatti attirano, cara Giulia Luzzi, che cosa ti pensi? Che ti portavo il gioco dei gatti che non attirava, guarda, guarda, 78 gatti ancora da trovare, ragazzi, ce la faremo? L'avete trovato questo gioco? Pensate che questo è un gioco molto molto economico, avete capito bene il gioco? Ecco qua, guardate il gatto, l'abbiamo trovato, guardate il gatto quanto è bello, guardatelo qui, mamma mia ragazzi, è veramente incredibile. E qua eccolo lì, il porcellone proprio lì, lo vedi il gattone, lo vedi il gatto, vedi, questo è il gattone, ecco qua, è facile. Miau! Ecco qua, il gattone, tu l'avevi visto il gattone, lì sopra da cliccare. Questi sono i giochi, oh è facilissimo! Questo è un gatto chiatto, vedi? Chiatto, questo gatto, vedi? Allora, ragazzi, in questo gioco dobbiamo cercare i gatti. Dovete cliccare e dobbiamo cercare 100 gatti. È un gioco molto semplice. Il costo di questo gioco è solo di 79 centesimi. Pensate un pochettino. Uno dice, vabbè, giocherei noi 79 centesimi per trovare i gatti. Sì, 79 centesimi, ragazzi, per cercare il gattone, pensate un pochettino. E il bello è sapere alla fine, praticamente, quando avremo praticamente completato, avremo trovato tutti i gatti, che cosa succederà. Sofia De Cesare dice, wee wee! È arrivata Sofia De Cesare, ancora Sofia De Cesare, l'attacco di Sofia De Cesare, che dice wee wee, cia cia. Ecco qua, cia 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 cia. La mitica Sofia De Cesare che quando arriva ovviamente è sempre pronta a ballare e a cantare. Qui siamo sulla cattedrale, ragazzi, guardate un pochettino qui sopra. È facile, ma se te lo lasci scappare questo è proprio facile. È proprio facile, lo vedi proprio che sta là. Come hai fatto a scaricare Sifu? Come ho fatto a scaricare Sifu? L'ho comprato. Ho comprato e l'ho scaricato. Se vai, allora Giulia Luzzi, se vai su Instant Gaming, clicca nel box informazioni. Vai in Instant Gaming che trovi nel box informazioni del canale Giocherellone e cerca Sifu come gioco, vedrai che costa abbastanza poco. Ecco qua, io in realtà utilizzo spesso gli sconti che sono riservati ai miei iscritti, perché a volte penso un po', ho comprato giochi a 2 euro, veramente incredibile. Per esempio questo Cats Hidden in Georgia costa solo 79 centesimi, penso un pochettino, quindi giochi, e poi ovviamente a parte che molte volte gli sviluppatori sono loro a mandarmi i giochi. Sofia De Cesare, che gioco è? Questo gioco si chiama Cats Hidden in Georgia, dove dobbiamo trovare 100 gatti. Ne abbiamo trovati 62 fino adesso, vedete ragazzi? No, ne sono... ne sono, scusami, scusami giocare l'una, scusami gio... No, hai toccato l'uccello! Veramente? Tu l'hai toccato? Boh, non mi fa. E a me sembrava di sì che avevi toccato l'uccellone. Vedete ragazzi, quando avete, vedete ragazzi, guardate un pochettino, avete praticamente cliccato sul gatto, il gatto diventerà rosso. Vado a vedere, però devi essere iscritto al canale Giocherellone, poi clicca su box informazioni, poi Instant Gaming e poi cerca all'interno di Instant Gaming Sifu. Sofia De Cesare gli piace il gattino, gli piace la gattina, pensate un pochettino, guardate un pochettino qui sopra, ce ne mancano ancora 61, sono ben nascosti alcuni, alcuni sono proprio ben nascosti secondo me. Che poi è il classico gioco del colorare, avete capito ragazzi, quindi molto semplice, abbiamo trovato un altro, come avete potuto vedere, aiutateci anche voi a trovare i gattoni, praticamente altri 60 gatti ragazzi, avete capito bene, ci sono altri 60 gatti da trovare, l'ho trovato Sofia De Cesare, l'hai trovato tu, sei stata molto brava, complimenti, io sono iscritto Giulia Luzzi, allora puoi andare, clicca nel box informazioni, poi nel link di Instant Gaming che trovi nel mio canale e poi una volta che si è aperta la pagina di Instant Gaming cerca il gioco che vuoi appunto trovare e usufruirai dello sconto praticamente, quindi una cosa che io ho fatto per gli iscritti. In realtà questa collaborazione è molto irrisoria per quanto mi riguarda, per il semplice motivo che io il Giocherellone prende una piccola percentuale sui giochi acquistati, ovviamente immagina la piccola percentuale, mi sembra l'1%, il 2% su 2 euro, qui una cifra talmente piccola, questo per farti capire, però in questa maniera gli iscritti possono usufruire
di giochi a prezzi veramente scontatissimi. Per esempio Nickelodeon, il go-kart lo pagai solo, mi sembra, 4 euro, penso un pochettino. Ed è un metodo anche per me di pagare poco i giochi che tendenzialmente porto. Oltretutto calcola che io, per questioni di spazio, ormai prendo solamente, quasi esclusivamente, tranne rari casi, i giochi in formato digitale, che ovviamente mi occupano meno spazio, costano di meno e mi permettono velocemente di comprare il gioco. Pensa un pochettino, è molto molto gradevole tutto questo. Ecco qua, vedi il gattone, ecco qua, vedi il gattone, l'hai trovato? Mamma mia, ancora 58 gatti. Mamma mia, ti stai facendo scappare un gatto? No, non lo so. Non lo so. Io ho visto dei gatti un po' particolari. Certo, sono giochi. Ecco, cosa Sofia dice, se iscrivetevi nel canale del Giocherellone, vi spiega i giochi più belli, ma soprattutto te li fa vedere. Perché Sofia De Cesare dico che te li faccio vedere praticamente? Perché molti di voi non conoscono, ragazzi, tutti questi giochi. È un peccato veramente, perché vi perdete un patrimonio videoludico incredibile. Eccolo qua, Alessandro Arcangeli, il nostro capo newser. Alessandro Arcangeli, ragazzi, vi ricordo che posta sempre news bellissime direttamente su Discord, il canale Giocherellone di Discord, dove addirittura c'è la chat vocale. Avete capito, ragazzi? Potete chattare in vocale. Giulia Luzzi esce un attimo dalla live, ma poi ritornerà. Alessandro Arcangeli, tante news, tanti amici e poi la chat vocale. Sofia De Cesare, hai capito bene, Sofia De Cesare. Puoi parlare anche con Alessandro Arcangeli, non solo privatamente, ma addirittura pubblicamente. Che cosa vuol dire questo? Che va nella chat di Discord, puoi mandare i messaggi vocali, le immagini, puoi mangiare le GIF, puoi fare la chat vocale, c'è veramente di tutto e di più. E Alessandro Arcangeli lì gestisce la chat di Discord, veramente incredibile, con le sue news. Le news, pensa che Alessandro Arcangeli più volte gli ho detto: Alessandrino, apri un canale, una rivista, praticamente una rivista per i videogiochi, e non l'ha voluta, una rivista di videogiochi, una rivista di news tipo Dago Spia, non l'ha voluto fare. Un talento sicuramente sprecato e me ne dispiace sicuramente, ragazzi. Intanto ovviamente i gatti sono molto nascosti, vedete ragazzi, guardate un pochettino, zoomiamo, l'hai trovato un altro, fantastico, sei molto bravo a cercare questi gatti, senti quando clicchi il gatto come fa? Come? Quasi la metà l'hai trovati. Ma che molti sono nascosti, capito? Perché se tu fai la zoom out, guarda là, e dice Sofia De Cesare, why? Perché parlare con Alessandro Arcangeli? Perché Alessandrino Arcangeli ti spiega le novità. Hai capito bene? Ti spiega le novità e ti porta anche alla conoscenza. Guarda il cigno d'oro, il paperone, si è affondato, hai visto, è affondato il cosa? Vedi il medusone, veramente incredibile. Il pesciolino che si muove. Mamma mia, ragazzi, incredibile questo gioco. Solo 79 centesimi. Che carino. E l'hai visto il medusone, Sofia De Cesare? Guarda il medusone, guarda il pesciolino, l'isca di pesce si chiamava. E quindi questo è il gioco. E dici, vuoi abbandonare o vuoi continuare? No, andiamo avanti. E io chiacchio. Ah, ti piace questo gioco? Ti piace? A cercare i gatti. Oh no, ma i gatti del concorso. Allora, sono andato sul canale, però non ho trovato la box. No, devi andare sul canale del Giocherellone, box devi cliccare su informazioni, Giulia Luzzi. Informazioni, altrimenti vai su informazioni, Giulia Luzzi. Quando vai sulla home page del Giocherellone, trovi informazioni vicino a video, live, shorts, community. Ecco, trovi anche informazioni. Quando clicchi su informazioni, vedi tutti i link ai social network. E tra i link del social network troverai praticamente anche il link a Instant Gaming. Altrimenti scrivimi un messaggio sotto un video e io ti rispondo e ti do il link a Instant Gaming, quindi non ti preoccupare, o meglio ti do il link a informazioni a questo punto, però è molto facile trovarlo. Vai home page del canale YouTube del Giocherellone, dove ci sta video, shorts, live, community, esattamente, playlist, podcast. Tra questi trovi informazioni, clicca su informazioni e avrai i link a Instant Gaming, Discord, eccetera. Devi cliccare sul link a Instant Gaming. Alessandro Arcangeli, Bologna, i tralicci della Torre di Pisa per salvare la Garisenda. Che cos'è la Garisenda, Alessandro Arcangeli? Scusami l'ignoranza, non lo so cosa siano. Comunque, Giocherellone, ricordati che quando vuoi possiamo anche staccare, visto che sei arrivata a 54 gatti, perché sopra ci aspetta un'altra incredibile partita. Che dici?
Vuoi arrivare a... Ah, talmente ti piace questo gioco? Con questo... È molto rilassante. Vedi? Guarda, guarda, guarda. Vedi? Vedete perché la giocherellona è una vera player? Perché si accontenta di giocare a questi giochi. Alessandro Arcangelo, tornano nei supermercati i biscotti come pan di stelle, gli abbracci, fatto ricorso per simili. E lo so, ah, per i biscotti simili. E beh, effettivamente, effettivamente, vabbè, capisco la Mulino Bianco e vuole sempre la supremazia sul biscotto, però giustamente. Il biscottone non è coperto da copyright, Alessandro Arcangeli? Dici la verità sul biscottone. Il biscottone l'hai mai mangiato, il biscottone? Ragazzi, guardate i gatti rossi che ci sono, veramente incredibili su questo gioco. Il gioco da 79 centesimi. Sciopero supermercati sabato 30 marzo alla vigilia di Pasqua. Ho capito, però Alessandro Arcangeli, bisogna vedere chi aderisce allo sciopero. Non lo so se alla vigilia di Pasqua qualcuno che lavora nei supermercati possa aderire allo sciopero, credo che poi dopo si trova licenziato oppure si trova mobbizzato. È inutile che ci giriamo intorno, caro Alessandro Arcangeli. Il cade i panni in testa, il cade i panni in testa. Chi cade il panno in testa? Il panno in testa, hai visto qualcuno sul panno? Sul panno forse Sofia De Cesare ha trovato un gatto, ragazzi. Ha trovato un gatto Sofia De Cesare. Vediamo un pochettino. Il caso del contadino vietnamita Thai Migos che non dorme mai, non dorme mai. Ha un problema di iperattività, pensa un pochettino. Si rilassa, ripristina le sue energie facendo che cosa, ragazzi? Facendo, lavorando, pensate un pochettino, oppure oziando, e quindi anche quello è una forma di riposo, è un dormiveglia praticamente, caro Alessandro Arcangeli. Va bene, signori, noi siamo arrivati a 50 gatti. Detto questo, se voi riuscite in questo gioco a trovarne di più, ovviamente fatecelo sapere nei commenti. Ovviamente ci confronteremo. The Cats Hidden in Georgia, un gioco molto simpatico e molto economico, soprattutto per i più piccoli e forse anche per i più anziani che si accontentano di poco. Dal punto di vista... ti sei fatta lasciare scappare un gatto. È molto molto facile. Oh, chi lo indica? Vedete, ragazzi, lo indico a voi, vedete il gatto. Alessandro Arcangeli, su su mio padre, Gianfranco Funari, era un Peter Pan vanitoso e fragile. Alessandro Arcangeli, su, dice Giulia Luzzi. Alessandro Arcangeli, una donna è stata picchiata per aver guadagnato troppo poco con le elemosine. Ecco qua, pensavo con i siti sozzosilli, con i siti sozzosilli. Ciao Giulia, Alessandro Arcangeli saluta Giulia Luzzi, la grande affetto, la grande amicizia su internet, pensate un pochettino, con Alessandro Arcangeli, il grandissimo capo news, ragazzi, del canale del Giocherellone. Va bene, signori, 8 remix, ma non tutta la vita. La canzone Ricchi e Poveri spopola sui social, sì, molto bella, l'ho ascoltata a pezzettini. Poi arriveranno le nuove canzoni, pensate un pochettino, ragazzi, dei Giocherelluni. Va bene, signori, provate Cats Hidden in Georgia, è un giochetto sicuramente che però vi consigliamo soprattutto se siete molto piccoli o se siete molto anziani. Va bene, signori? No, sicuramente forse una persona a metà di età si scoccia. Oppure, se volete, un gioco, diciamo, poco impegnativo, inutile che ci giriamo intorno. Va bene, signori, Alessandro Arcangeli, problemi dopo una spirometria, trentenne muore in ospedale a Taranto, mi dispiace. Harvard, rimossa la rilegatura in pelle umana da un libro custodito. Vabbè, però faceva la storia di quel libro, ecco qua. Io ho 14 anni, dice Sofia De Cesare. Angelo Fritz, YouTube, buonasera, caro Angelo. Stasera ti faccio vedere Cats Hidden in Georgia, un gioco, si potrebbe dire un puzzle game, dove devi trovare 100 gatti all'interno di questo enorme disegno. Pensa un pochettino. È un gioco simpatico, costa solo 79 centesimi e volevo appunto far vedere. Rimanere impigliato con la giacca nel corrimano di una scala mobile muore. Mi dispiace, può capitare questa cosa qua. Abbiamo visto anche tantissimi film. È arrivato il Gasmizzone, ragazzi. E il Gasmizzone ti vuole sì il peperone. Ragazzi, se avete Twitch, venite anche su Twitch, potete vedere la live a 16 noni, quasi sempre con la videocamera, microfono di alta qualità, musica di alta qualità. Ve lo dico sempre, da Play esiste? Non lo so, caro Angelo First YouTube, non lo so, l'ho preso tramite Steam, devo dirti la verità. Va bene, signori, The Cats Hidden in Georgia, un gioco molto simpatico e carino che vi consigliamo. Ovviamente, se non siete iscritti al canale Giocherellone, iscrivetevi. YouTube e Twitch sono i principali social network, gli altri li trovate nel box in descrizione. Vi consigliamo Discord, dove c'è Alessandro Arcangeli, la chat vocale,
tante news da tutto il mondo. Torna, certo, dopo torno Alessandro Arcangelo, Sofia De Cesare si mette a ridere, ma addirittura pensate un pochettino, potete comprare giochi a prezzo bassissimo su Instant Gaming se siete iscritti al canale Giocherone, box informazioni e poi il link a Instant Gaming. Potete comprare uno dei tre libri che trovate il link all'interno dei miei video praticamente. Se avete Amazon Kindle Unlimited potete leggere gratuitamente, se avete Amazon Prime potete abbonarvi, non solo iscrivervi ad Twitch così da non vedere le pubblicità, avere ovviamente il mitico multiscan pass per la risoluzione dei video, no, di prima. E ti sei messa a ridere Sofia De Cesare perché è morto quello nella scala mobile, invece è una cosa che può succedere molte volte, cara Sofia De Cesare. Ragazzi, fateci sapere se comprate questo gioco e che cosa ne pensate, molto simpatico. Siamo arrivati noi a 42 gatti. Ciao a tutti e a tutti dai giocherelloni. Perché ti piace? Cosa? Ti sei lasciata scappare un gatto? A parte che sei ancora in live su Twitch, quindi il gasmizzone sei ancora in live su Twitch. Questo sei tu, vedi? Quello gatto. Andiamo, Gasmizzone, ciao Gasmizzone, il nostro capo moderatore, uno dei nostri capi moderatori insieme a Pinuccio Shooter, il gioco dei gatti. Andiamo? Mau. Ma ti piace? Che hai visto? Ma è facilissimo nelle finestre! Stai sorridendo! Chi è che te l'ha fatto questo gioco? Chi è? Ti piace? Perché? Però il gioco del gatto non ti piacque. Quel lato che camminava, scusa. Wow, nelle finestre è facile. Sei la Sil. Wow. Quello era chiatto. Perché vedi com'è, guardalo. Chiatto. Perché chiatto quel gatto. Chiatto. Chiatto. Miau, Gasmizzone, miau. Gasmizzone, tu. Caro Gasmizzone, lo sai cosa sei? Caro Gasmizzone, tu. Gasmizzone, però. Il Gasmizzone. Gasmizzone. Miau. Gasmizzone, il Gasmizzone. Gasmizzone.
Gasmizzone, devo andare a preparare qualcosa da mangiare. Ciao Gasmizzone, buona serata e buon appetito da parte dei giocherelloni. Ciao Gasmizzone. 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 Dice Gasmizzone, pensavo ad un'insalata di pomodori, origano e giusto un po' di formaggio. E il formaggio se puoi evitalo, anche perché è giusto quello che ho a casa. E fai bene Gasmizzone, consuma e non buttare via niente. Non buttare le cose, che poi i bambini piangono, i bambini poveri. E anche le altre persone povere, Gasmizzone. Va bene. È facile solo là, ma... Vale 79 centesimi questo gioco. 79 centesimi. No, quindi 123 euro. È facilissimo, è un po' difficile perché si confonde. Si confonde, capito? Gasmizzone, anche il pane ovviamente non deve mai mancare. Il pane sì, hai visto che cosa ho fatto Gasmizzone? Vai sul canale YouTube del giocherellone, se vai nello short ho buttato, ho fatto un minestrone praticamente, nel minestrone ci ho buttato anche, se hai visto, dei pezzi di pane, e ovviamente pane integrale, abbastanza secco, molto poroso, e vedi che cosa è successo. Gasmizzone. Allora, dice Gasmizzone, l'ho visto sto minestrone, ti è piaciuto? Abbiamo più quello che era un rogello, quello minestrone, lo minestrone o rogello, altissima qualità di minestrone, molto molto buono, però ci abbiamo messo anche altre cose per arricchirlo. Io ci ho messo anche il peperoncino e l'aglio, un po' di sale e poi i pezzi di pane, quindi veramente fantastico. Gasmizzone, provalo il minestrone, provalo, lo puoi fare anche a casa e tendenzialmente risparmi, però per dirti, in realtà il minestrone lo puoi congelare, lo puoi anche preparare congelato. Come si prepara? Si pigliano delle verdure, li tagli praticamente a pezzi e li vai a congelare a pezzettini, e poi quando ovviamente le vuoi mangiare le fai cotte, e questo è tutto. Gasmizzone, bravi, sì, molto buono ed economico, però l'abbiamo provato per non fare le buste. La prossima volta però facciamo le buste, casomai, se compriamo le verdure le tagliamo e poi a pezzettini le andiamo a congelare, secondo me risparmiamo, a parte risparmiamo, ma poi è anche un po' più corposo, questo è tutto. Facciamo due, tre buste, bustone di minestrone, di solito con cose fresche. Bravissimo Gasmizzone, bravi, pigliamo le patate, anche se però Gasmizzone, devo dirti la verità, io credo che le patate che tu trovi nel minestrone siano già cotte, devo dirti la verità, perché per cuocere le patate ci vuole un pochettino più di tempo. Molte di quelle verdure mi sembrano siano addirittura già cotte e poi congelate, in modo tale da essere più velocemente ovviamente cucinate nel minestrone. Per risolvere questi giochi in genere bisogna andare, secondo me, a schemi, altrimenti ti perdi. Allora, ma come avete fatto voi? Un buon compromesso, sicuramente, perché giustamente tu dici ho pigliato le verdure un po' già fatte e poi ci ho buttato altre cose. Io direi viene ottimo, sì sì, buonissimo, e poi io ti ho detto ci ho messo anche il pane dentro, oltretutto il pane che aveva comprato la giocherellona, che è un pane integrale molto molto poroso. Io ci ho messo anche un'altra cipolla e poi ci ho messo peperoncino ed aglio, molto buono. Ci puoi mettere anche il pepe, però calcola che il peperoncino quando lo vai a cuocere rilascia per tutto il liquido un elemento fortemente, che ti posso dire, urticante quasi, ecco qua, è molto il peperoncino, e quindi tutto l'acqua del minestrone saprà praticamente di peperoncino, quindi attenzione, non mettere troppo peperoncino. Giocare una, io direi di chiudere. E mica le vuoi cercare tutti? Vieni qua. L'ultimo gatto, dai, l'ultimo gatto.
Avete, non ti piace questo gioco? Tu l'hai detto. Dice Gasmizone, mia moglie mette pure un po' di broccolo se c'è in casa, quelli sono buonissimi. No, i broccoli a provare, i broccoli a mangiare. Nel minestrone non tuo? Volevi. Allora, la giocarellona effettivamente ieri, adesso che ricordo, prese dei broccoli cotti che avevamo messo in frigo e lei li ha messi anche nel minestrone. Io ho preferito di no perché poi non volevo che ovviamente si disfacessero. L'ultimo proprio, ok, basta, chiudiamo qua, dai. Ok? Ma mica puoi cercare tutti i gatti, no? Capì? Altro gatto hai trovato? No. Vabbè, ma questi sono più difficili da trovare, questi gatti. Mica vuoi trovare tutti i gatti, scusa, mo. Mancano 10 gatti. No, come questo lavoro, ci sono gli altri cose da vedere. Ragazzi, non fate mai vedere un gioco per i gatti alle ragazze. Ma lo sai che se il programmatore che ha sviluppato questo gioco vede cosa stai facendo, aumenta il prezzo del gioco. E mai tocca l'uccello? Se lo tocchi l'uccellino vola. E mo come fa? È difficile qua. Gasmizon, dacci una mano a cercare i gatti. Ti ha chiamato? Hai visto? Allora, domani già raddoppia 1,50. Che cosa, Gasmizone? Il minestrone? Il minestrone raddoppia 1,50. Avete visto, ragazzi? Ci ha chiamato il gatto. Sperando che non si spostano. Il gioco domani raddoppia. Sì, su Steam costa 0,79. Però ricorda anche questo, Gasmizone, che a volte io ho anche trattato... Non faccio i nomi, alcuni giochi molto brutti perché me li hanno mandati, ecco qua, quindi alcuni giochi molto brutti li ho trattati perché... è facile! Ok, alcuni giochi molto brutti, non è questo il caso, ci mancherebbe, me li hanno anche mandati, quindi per farti capire, quindi non... Questo qua è simpatico, sicuramente è un gioco molto semplice che non richiede, diciamo, chissà quali capacità, però... esattamente, cerca i gatti, praticamente. Ma sicuramente è fatto da un appassionato di disegno che poi dopo ha creato... Alla fin fine questa che cosa è? Un'immagine. È un'immagine con delle zone interfacciabili, queste... Vabbè, ragazzi, noi vi ringraziamo per la visione. Abbiamo chiuso. Che dici? Mica li vuoi cercare tutti. Tutti i gatti vuoi cercare. Ti. Basta giocare gatti. Va bene, signori. Parlo, voglio giocare a questo gioco dei gatti. Ma è molto facile cercare gatti. Ma non è un gioco, questo è un gioco... Pronta? No. E mica le puoi cercare tutte. Ma come fai a cercare tutti i gatti? Valla a trovare questo gatto. Facciamo così, diamoci un tempo. Alle 20 e un quarto, basta. Ok.
Chi è? Non credo mori perché c'è la macchina. È il gatto sulla macchina. Otto gatti. Otto gatti. Ma te lo stesso hai fatto scappare uno. Vabbè, era capibile che lo metteva là, dai. Perché quelle parti là si somigliano tutte quante, è facilissimo. E una volta è fatta apposta proprio. Wow, questo era Chiotto Chiotto. Un gatto Chiotto Chiotto. Gasmezzone. Hai capito che domani ha detto Gasmezzone, questo gioco domani aumenta 1,50€. Fanno bene. Vale la pena? Sì o no? Questa musica. La musica dei pazzi. Via. Che? Poco tempo. Hai ragione, hai ragione. Sta arrivando. Eccoci. Ma pure per disegnare tutto sto coso. Vabbè, quelle di... Vabbè, disegna da pezzi sicuramente. No. Ecco. Bambina, piccolina. Cosa? Quanti anni c'ha? Oh! Cosa ho schiacciato? Hai schiacciato una brutta cosa.